Ma insomma, la Lega ha già occupato tutto quello che c'era da occupare, inizia a sconfinare nelle regioni cosiddette rosse, che ancora lo sono. Tenete conto, tra l'altro, che perde qualche voto nelle regioni invece ormai già verdi, e questo è un elemento di riflessione che vi consegno. Cioè, la Lega aumenta dal punto di vista elettorale perché si diffonde di più nel territorio nazionale. Lo fa con due parole d'ordine che mi sembrano le più forti. Una è un sentimento xenofobo nei confronti degli stranieri che sa rappresentare molto bene, anche in una chiave popolare che sembra morbida, anche se spesso invece molto cattiva. E l'altro è quello di una lontananza dalla politica, quella fatta dai politici, che vuol dire Roma ladrona, basta tasse, nelle varie declinazioni del tema. Secondo me la chiave di lettura che ho anche trovato nel documentario Occupiamo l'Emilia, più forte è quella che la Lega si impone dove la politica arretra. E forse la sorpresa più grande è scoprire che questo può accadere anche nella regione più politicizzata del paese, che è sicuramente l'Emilia-Romagna. Però ci sono delle zone d'ombra, quelle che fanno magari paura, quelle che insospettiscono, che fanno riflettere i cittadini, nelle quali la Lega ha facile gioco. Dopodiché, devo essere sincero, non mi convince la proposta, continuano a convincermi, i rappresentanti, gli interpreti di questa proposta. Mi pare che siamo ancora lontani dall'avere una prospettiva di governo come loro minacciano, no? Anche nei confronti dell'Emilia-Romagna. Il Partito Democratico e il centro-sinistra però devono vedere il documentario e studiare e riflettere attentamente su quello che succede, perché noi in Lombardia questa cosa la conosciamo molto bene. Si prende sotto gamba, si sottovalutano certi dati, magari si casca un po' nella mitologia, però si tende a capire poco di quello che sta capitando. È un motivo in più per occuparsi dei temi che ho detto, di immigrazione, di cittadinanza, di solidarietà, anche di rigore, di ordine, e magari pensare a come rendere la politica un po' più vicina e un po' più simpatica verso i cittadini e nei confronti dei cittadini.